Bentornati adesso ad Arezzo TV, buonasera Beppe Marconi. Buonasera. Siamo al Prato, siamo tornati al Prato di Arezzo dove eravamo stati tempo fa, subito dopo Arezzo Città del Natale, perché come sai l'ex assessore Dringoli aveva sollevato su Facebook la problematica della tenuta del manto erboso del Prato dopo gli eventi di Natale, e siamo tornati a distanza di un po' di tempo per scoprire che non è successo niente. Ma cioè, cosa ti aspettavi che succedesse? Però? Niente, ci stava. È rimasto tutto così come è stato lasciato al momento in cui sono state tolte le attrazioni della Città di Natale. E questo non va bene, perché la Città di Natale è stata una bellissima cosa, e questo bisogna darne atto all'assessore che ha organizzato questo. Però adesso deve essere già intervenuto per poter ripristinare il Prato in modo tale che il Prato del Prato, in modo tale appunto che potesse essere fruibile un'altra volta, e non così, quindi abbandonato a se stesso. Non è stato fatto assolutamente niente, e addirittura si vede dove era la trazione, quella poca erba che è rimasto nei quadrati centrali dove era la ruota panoramica. Questo non va bene, insomma, qui bisogna intervenire. La tassa di soggiorno la riscuote, la tassa di soggiorno l'ha utilizzata per fare le manifestazioni, ora la utilizzi anche per ripristinare questo magnifico parco, il più bel parco della città, che in queste condizioni non posso assolutamente stare. Ma tu che cosa avresti fatto però nel frattempo? Perché ancora non è primavera, avresti già fatto qualcosa? Ma io penso che la semina sicuramente dell'erba andava già fatta. Io non mi vorrei sbagliare, però qui dove essere intervenuto, ma poi non soltanto questo, ci sono delle strutture sui viali da ripristinare che adesso sono stati cancellati, insomma. Tante cose da fare che si potesse già intervenuti. Vabbè, speriamo. Tra un po' c'è il Mango Festival d'estate, quindi può anche lasciare tutto così. No. Vabbè, allora lasciamolo così il Prato. Sappiamo che deve essere utilizzato per l'unico spazio. Ma, scusa, dimmi ma non è stato fatto in fortezza su. Hai visto in consiglio comunale, sono state fatte anche delle interrogazioni. Che pare che non riesca a ospitare poi di fatto delle problematiche, non riesca a ospitare nessun tipo di evento. E cioè? Come è stato realizzato? Evidentemente c'è qualcosa che non lo rende idoneo a livello anche di sicurezza per gli eventi. Ma. Così è il sindaco ha risposto. Tra l'altro questo è però il progetto della vecchia amministrazione col Pius, no? Sì, 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 allora sarebbe il caso che chiamassi i tecnici che l'hanno fatto. Ci parlasse, sentisse perché non è adesso utilizzabile. Comunque su questo argomento ci desse spiegazioni. Su questo argomento ci torneremo dopo che tu sei stato a fare la bella vita, ma ci sì. Torneremo perché, anzi, è una cosa che dovevo. Dovrò fare le cure termali a Dubai. A Dubai. Vabbè, le famose terme di Dubai. Sì. Ne dicevo appunto, dobbiamo tornarci perché effettivamente quella era una bellissima area, però evidentemente o col dislivello per altri motivi, insomma, sta di fatto che non c'è stato mai ospitato niente, perché evidentemente non si può. Va bene, allora facciamo una bella cosa. Asfaltiamo tutto qui. No, che asfalti, no. Sì, se deve stare in queste condizioni, ebbene, non dico asfaltare, ma lastricare tutto in modo tale che poi c'è un bel lastricato, ai lati faremo un po' d'aiole, chiusa e festa finita. Ma certo in queste condizioni così non può essere tenuto, perché oggi quant'è che non piove? Diverso tempo. Sì. Quindi ci può venire, se piove qui è un acquitrino, quindi non va assolutamente bene. Quindi siamo stati anche fortunati che non è piovuto. Bravo, esatto. No. Oggi per noi, se no altrimenti eravamo nel fango, sì. E questo non va assolutamente bene. Vedremo, aspetteremo dunque se quando saranno fatti questi lavori di verde pubblico per... Vabbè, chiediamo anche al sindaco e all'assessore Comanducci come intendono intervenire e quando intervenire, perché sicuramente lo dovranno fare. Anche perché la bella stagione arriva. Siamo già a primavera, quindi quasi. In conseguenza bisogna intervenire, dai. Sentiremo un po' allora come stanno le cose. Dal Prato vi salutiamo, a domani. Ciao.